Buongiorno a tutti e benvenuti in Casa Facile e Felice. Oggi prepariamo la brioche di Natale. Per questa ricetta occorrono per l'impasto brioche 400 g di farina per dolci, 240 ml di acqua, 16 g di lievito di birra, 50 g scarsi di zucchero, 2 uova intere, 160 g di burro. Per il ripieno utilizzeremo 50 g di frutta candita e semi, 50 g di prugne essiccate, 50 g di fichi essiccati e 50 g di datteri. Utilizzeremo anche 50 g di cioccolato in scaglie oppure cioccolatini ridotti in pezzetti. Per ammorbidire tutto l'impasto per il ripieno utilizzeremo qualche cucchiaiata di marmellata o un po' di liquore. Se volete potete sostituire la marmellata ed il liquore grattugiando qualche mela con un po' di buccia di limone e cuocendola qualche minuto su fuoco lento. Per la doratura utilizzeremo un uovo, un pizzico abbondante di sale e 2 cucchiai di latte. Per decorare utilizzeremo zucchero a velo e cannella in polvere. Procederemo in questo modo. Versate l'acqua in una ciotola, aggiungete il lievito e fatelo sciogliere. Aggiungete 80 g di farina, più o meno 4 cucchiai abbondanti, e mescolate. Quando avrete ottenuto una bella cremina, coprite e lasciate lievitare finché non sia raddoppiato di volume. Preparate il ripieno mescolando tutti gli ingredienti. Mescolate bene tutto e, se necessario, aggiungete un po' di liquore. Una volta che avrete ottenuto una composta di mele e buccia di limone grattugiata, aggiungetela al ripieno e mescolate. Quando sarà trascorso il tempo e il polish che abbiamo preparato avrà raddoppiato il suo volume, aggiungete le uova, il burro morbido e la farina un po' alla volta, alla quale avrete mescolato anche lo zucchero. E mescolate bene. Quando vedrete che l'impasto è bello liscio, coprite e lasciate riposare un quarto d'ora, 20 minuti. Quando sarà trascorso il tempo, infarinate il piano di lavoro e versate l'impasto. Lavorate in modo da dare le pieghe all'impasto. Rimettete l'impasto nella scodella, chiudete e lasciate riposare un altro quarto d'ora. Ripetete l'operazione finché non avrete un impasto liscio e non appiccicoso. Se necessario, asciugate l'impasto utilizzando lo spolvero di farina. Rimettete l'impasto nella ciotola, coprite e lasciate riposare per 4 ore in frigorifero. Stendete l'impasto con il matterello e date una forma rettangolare. Quando l'avrete stesa più o meno di un paio di millimetri di spessore o anche tre, mettete il ripieno che avete preparato su metà della sfoglia. Quando l'avrete disteso bene tutto, coprite
con la parte che è rimasta vuota. Con un coltello affilato o una rotella, come quelle per le pizze, ritagliate tante strisce di 2 o 3 centimetri. Arrotolate la striscia come se fosse un nastro e dopo giratela tutto intorno a se stessa. E mettetela sulla teglia nella quale la cuocerete. Intanto mettete l'uovo in una scodellina, aggiungete i 2 cucchiai di latte e un pizzico di sale e mescolate. Quando l'avrete sbattuto bene, ungete le brioche. Quando avrete passato l'uovo dappertutto, mettete le brioche a lievitare, devono raddoppiare di volume. Nel forno spento andrà benissimo. Infornate nel forno caldo a 200 gradi per 15 minuti circa e comunque fatele cuocere finché non le vedrete ben dorate. Se vedete che si sono colorate troppo e non è ancora trascorso il tempo di cottura, coprite le brioche con un foglio di alluminio. Fate raffreddare su una gratella. Intanto spolverate un po' di cannella. E aggiungete anche un po' di zucchero a velo vanigliato. Adesso ne tagliamo una fetta e vediamo com'è dentro. Ecco come si presenta dentro la nostra brioche. Morbida e cotta perfettamente. Per queste ed altre preparazioni vi aspettiamo sul nostro sito Casofacili Felici. Arrivederci alla prossima ricetta.